Ciao ragazzi! Bentornati al Lago dell'Olmo, ricomincia la stagione della pesca alla trota. Ciao Andrea, bentornato. Ciao Andre. Grazie ragazzi. Oggi è andata bene, ho sentito. Oggi è andata bene. Oggi è arrivata anche una bella big, adesso la vedrete nel video, con tante belle catture. Quindi vi aspettiamo qui. Altra cosa. E fra un po' ricomincia anche Veronica a pescare. Ecco, la rivedremo anche in pesca, certo, magari organizzeremo una pescata nella zona un pochino più in là nel tempo. E un'altra cosa, qui è un posto fantastico dove venire a mangiare, perché c'è il ristorante, il chiosco di Ale, super operativo per voi amici pescatori, con hamburger, salamelle, fritto misto, di tutto e di più, e poi e buona birra tedesca. A fine video andiamo a assaggiare la salamella. Grazie, ciao ragazzi, vi aspettiamo, super stagione invernale dal Lago dell'Olmo. Ciao ragazzi, guarda che pesce. Trota sui 3 kg questa. Grandi ragazzi, eccoci arrivati al bellissimo Lago dell'Olmo. Come vedete, molto grande, molto curato, veramente uno spettacolo. E adesso ci mettiamo in pesca. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lago grande, quindi proveremo a insidiare le trote che sono in mezzo in questo periodo con degli spoon di dimensioni più grandi, e proveremo per la prima volta questi Rapture da 5 grammi, il Grail, eccolo qua, facciamo vedere da vicino. Iniziamo con questo 5 grammi, pescando con la nostra Varivas, con montato un trecciato, venendo il suono. Adesso si schiarisce alle 8 ormai, come aspettare il cambio. Eccola! E voilà! È arrivata in prima trotella a guadino, prima traslamata. Proviamo ora la Viking, la Zero Verge, con quest'altro spoon Rapture. Inauguriamo anche Alessio. Sì, mi mancava, poi col lockdown che non potevo venire perché era un'altra regione, è stato un casino l'anno scorso. Ed eccolo qui. Eccolo qua, bellissimo anche questo colore. Allora ragazzi, sorpresa qui al Lago dell'Olmo, il mitico Manuel, appassionato di trotaria e anche grande costruttore, e adesso ci facciamo spiegare come realizza alcune customizzazioni delle cassette, delle Balkan che si utilizzano per pescare a trotaria. Dai, raccontaci qualcosa, ma facci vedere ad esempio la tua. Ciao a tutti, vi faccio vedere, vi presento questa Narodio Bakkan con porta spoon sul coperchio. E questo l'hai realizzato tu? Esatto. L'avete realizzato voi del sito Area Custom, giusto? Esatto. Su Facebook. Tagliato a laser con neoprene ad alta intensità. Veramente comodo e bello, spettacolare. Poi qui abbiamo creato delle tessere per mettere tutti i nostri spoon. Ecco, questa è tutta una cosa realizzata custom. Esatto. Dove ci sono, vediamole qua ad esempio, posizionati gli spoon a seconda del modello che si vuole, la misura, la marca, eccetera. Quindi esatto.
veramente comoda per averla a portata di mano in pochi minuti. E qui prosegue. Qui prosegue, le auto ovviamente si può fare a piacimento di chi ordina il la customizzazione. Quindi praticamente ciascuno che ha una cassetta o una Balkan come questa può contattarvi per chiedervi di avere una customizzazione per... E noi progettiamo in base all'esigenza che lui è più comodo e consone per lui. Bellissima. Veramente complimenti, perché dovevo pensarci anch'io di fare qualche remake alla mia. E quindi bellissimi anche poi i portacrank, per averli anche qua molto comodamente a portata di mano, senza stare a ingarbugliarsi con gli ami o a ricercarli. Sono subito qui disponibili in questa versione. Un'altra particolarità sulla cassetta di Fabio, realizzata sempre da Manuel con il suo team, sono questi particolari portacane. Spiegaci un secondo come sono anche realizzati. Questi sono stati tagliati con il laser. Anche la serigrafia possiamo realizzarla su qualsiasi coperchio con il laser. Molto comodo anche qua, questa è vostra con i... Sì. Quindi anche queste cassette anche rigide con l'inversione ovviamente per attaccarla di dietro, ecco, per non vedi, vedi che questa qua è veramente molto comoda. E quindi queste sono delle calamite. Esatto. Ok, molto comodo. E qui abbiamo realizzato una griglia con i vari gli scompartimenti per i crank. E questa è, a me piace molto questa qua, perché è veramente comoda per avere il crank a portata di mano. Quindi per un garista i suoi crank migliori di diverse situazioni, averli già qui ci metti veramente un minuto meno a metterli in pesca. Ottimo, ottimo. Poi bellissimo. Possiamo realizzare anche un coperchio all'interno. E qui viene doppia. Qui il disordinato. Però è comodo. E poi tutti gli scompartimenti normali, veramente comodo. Abbiamo un po' guardato. Bene, bene, dai, adesso proseguiamo in pesca. Andiamo in pesca. Di qua. Non credevo, la vista vicino a riva ci ha dato. Quella rossa. L'ho mangiata vista qua sotto, non credevo proprio. Ragazzi, guarda che pesce. Trota sui 3 kg questo. Piano che non voglio perdere sta chitarrina qua, che è anche nuova. Che pesce è ancora. Si sta dentro, ha mangiato. Non credevo che si è girata, l'ha proprio visto e pensavo che fosse un pochino più apatica, invece si è girata e gli ha dato una mangiata diretta. Ha visto quel coso qua girare rosa. Vediamo se riesce di qui. Ah, spettacolo. Bella, bella, bella. Facciamo una piccola ripresina. Guardate. Grazie. Sì, non so proprio come spalata. No, ce l'ho fatta. Guardate che pesce spettacolare. E adesso la rilasciamo subito senza toccarla.
sono 3 kg di pesce. Grazie mille. Ah, è bella. Grazie. E via. Che cattiveria. Questo ma che bella trota.